un effetto che va da solo, impromptu. Ragazzi, più bello non si può. O meglio, ce ne sono dei belli, per carità, però vale anche questo. Allora, mazzo di carte che ovviamente andiamo a mescolare due o tre volte quando ci... Poi prendiamo un biglietto da visita e scriviamo una nostra premonizione. Lo lasciamo sempre in vista. Diamo il mazzo allo spettatore, lo spettatore andrà sotto al tavolo, prenderà una qualsiasi carta e la rovescerà faccia in alto in mezzo al mazzo e riporta tutto sopra. A questo punto noi prenderemo il mazzo fra le nostre mani e sfoglieremo le carte fino a quando non arriviamo alla carta di dorso. L'unica carta di dorso, ovviamente. Eccola, che è un 8 di quadri. Noi prima di fare l'effetto abbiamo scritto 8 di quadri. Molto semplice, davvero fattibile sempre. Andiamo al tutorial. Spiegazione, ragazzi, allora scriviamo la nostra premonizione, quale sarà? Ovviamente sarà quella della seconda carta che noi metteremo sul fondo in maniera contraria, ossia dorso in alto o faccia in alto se guardiamo il mazzo dal dorso. Per esempio, in questo caso 8 di quadri, lasciamo 8 di quadri così che rispecchia la premonizione della performance. Mescoliamo, ovviamente lasciamo inalterate le prime due carte. O le ultime due carte del mazzo, forse è meglio dire le ultime due carte. Diamo il mazzo allo spettatore, andrà sotto al tavolo, lui prenderà una carta qualsiasi e la girerà in mezzo al mazzo faccia in alto e ritorna il mazzo sul tavolo. Noi lo prendiamo, lo giriamo faccia a noi, prendiamo un break a due carte e cominciamo a contare sfilando la prima in doppia. Fino a quando non arriviamo alla carta vera dello spettatore. Che una volta raggiunta, possiamo mostrare come sia davvero l'unica. Nel chiudere il mazzo manteniamo un break, ma è solo una mossa temporanea perché effettivamente noi andiamo e lasciamo il mazzo. La porzione di break, lasciando la carta dello spettatore lì dove stava realmente. Stendiamo tutto il resto, mostriamo la carta l'8 di quadri e giriamo la nostra premonizione 8 di quadri. Ovviamente rimaniamo con una carta qua faccia in alto, ma molto semplicemente possiamo girare e tutto il mazzo torna ad essere di dorso. Questo è quanto. Buon divertimento ragazzi e fate tesoro di tutto quello che riuscite a immagazzinare. Ciao!